si chiama Emmanuel Tom, che praticamente lui è responsabile, del Qumran, se non vado errato, responsabile del Qumran. Emmanuel Tom è presidente dell'istituto ebraico che ha la cura dei manoscritti del Qumran. Emmanuel Tom ha detto che la 70 o la Settuaginta è stata scritta tra il 312 e in poi e non il 250. Mo l'ha detto lui, insomma l'ha detto Emmanuel Tom, responsabile dei manoscritti del presidente dell'istituto ebraico che ha la cura dei manoscritti del Qumran. Comunque, atteniamoci adesso a quello che è la fonte, no? Normale, perché Tolomeo II l'avrebbe l'ha ordinata nel 280, ma com'è che lui dice il 312, le fonti normali dicono no nel 250, ma questa poi non è materia mia. E quindi io vi do. Comunque, diciamo che dal 250 è cominciata ad essere scritta. Quindi la Settuaginta è la traduzione del Tanakh ebraico dalla lingua originale, l'ebraico antico, al greco antico. Punto. Questo è. È stata fatta da 72 rabbini, 72, 71, quello che è, Settuaginta, poi appunto arrotondano a 70. Bene. È vero che in primis è stato tradotto il Pentateuco o la Torah, ma subito dopo, già nel 150, nel 120, quasi tutti i libri del Tanakh ebraico erano stati tradotti. Ce ne sono alcuni che praticamente non si ha traccia di alcuni libri, tipo Isaia, che non si sa se veramente era stato tradotto nella 70, all'epoca di Gesù, perché non si sono trovati documenti che lo dimostrino, ma la maggior parte dei libri erano stati tradotti tutti quanti. Quindi quando è venuto il Cristo già era stata tradotta tutta, quasi tutto il Tanakh ebraico. Era stato tradotto da 70 o 72 eruditi ebrei, esperti di greco antico e di ebraico antico, e quando hanno finito la traduzione l'hanno portata dal sommo sacerdote, il quale a sua volta l'ha rivista e gli ha dato nulla osta. Gli ebrei dicono no, è fatta male. Sì, vabbè, perché lo dicono? Poi lo vedremo perché lo dicono. Non è fatta male per niente. Benissimo. Quindi, quando tu... punto numero uno. Punto numero due, i targumin, plurale di targum. Già qualche secolo avanti Cristo, le scritture veterotestamentari, quindi il Tanakh ebraico, era stato tradotto dall'ebraico antico all'aramaico, dagli stessi ebrei. Infine abbiamo i rotoli del Mar Morto, che partono dal 200 anche prima avanti Cristo, fino al 60-70 dopo Cristo. Quando tu confronti tutti questi testi e confronti i testi di oggi, sono identici. Ci sono delle varianti? Sì, ci sono delle varianti, ma le varianti non intaccano se non lo 0,1, 2, 3%, mo adesso a memoria non mi ricordo quanto, praticamente niente. Questo non si dice. Sapete che le varianti sono tipo 600, una cosa del genere. E tutti dicono 600 varianti, 600 o un puntino o una lettera o una parola in più che non intacca il fondamento su un totale di più di 3 milioni e mezzo di lettere. Non sono niente. Di queste, pochi veramente cambiano il testo immediato, che a sua volta però viene ridimensionato dal contesto, che ricordiamo, chi studia la parola di Dio conosce il fenomeno ridondanza. Ma non vi stiamo a spiegare che cos'è, se no sto video dura 200 ore.
ci sono 3.566.480 lettere nell'Antico Testamento, di cui queste vengono intaccate in circa 600 punti, circa, influendo non solo, questo è un dato minimo, ma a sua volta queste come dire, divergenze cambiano il testo dello 0,123%. E questi ufologi cosa vi dicono? No, è che man mano che i secoli sono andati avanti hanno sempre cambiato il testo. Ve lo dico alla romana, siete dei bugiardi. Domanda, perché mentite? È una domanda. Perché mentite? È la gente che piange, sì, grazie che mi hai illuminato, grazie, sì, è vero, sì, ci sono gli alieni nella Bibbia, sì, Dio è un alieno, sì, piangono, aspettiamo tutti quanti gli alieni, e tutti che piangono, no? Poi tu gli parli della Settuaginta, gli parli dei manoscritti del Qumran, del Mar Morto, gli parli dei Targumin, eccetera, eccetera, e loro praticamente, no, quello non è vero, non è vero, quello che è vero sono gli alieni, non il resto. Bene. Tutti i manoscritti antichi, tutti, i manoscritti antichi, non solo biblici, ma anche extra biblici, quando sono di più, presentano delle divergenze. Quindi è normale. Solo che la parola di Dio, queste divergenze, sono talmente minime che non influiscono affatto sul testo. Voglio ricordarvi, signori e signore, che solo per il Nuovo Testamento ci sono di manoscritti, frammenti, papiri, manoscritti onciali, sono più di 5.700. Per l'esattezza sono 5.745 fino al 2005. Solo per il Nuovo Testamento. Nel Qumran ci sono 930 papiri, manoscritti, rotoli, eccetera. Poi ci sono i frammenti. I frammenti sono più di 16.000 e questi sono importantissimi, poi vi diremo perché. Oltre a tutto questo, ci abbiamo tutti gli scritti dei padri della Chiesa. Avete mai sentito parlare dei padri della Chiesa? Ireneo, Anastasio, insomma tutta sta gente qua, i padri della Chiesa. Tutti i padri della Chiesa nell'epoca patristica, che ricordo che va dal 100 al 451, hanno citato la Bibbia, ora in un verso, ora in un altro, ora un capitolo, ora un altro capitolo, sia per difenderla, sia per commentarla, eccetera, eccetera, eccetera. I padri della Chiesa in questo arco, in questo periodo, hanno citato per commentarla praticamente tutta la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse. Il paradosso vuole che se ipoteticamente, in modo fantasioso, tutti i manoscritti, tutte le Bibbie andassero perse e non rimarrebbe neppur una sola Bibbia, solamente con i commenti dei padri della Chiesa siamo in grado di riscrivere tutta la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse. Ci sono troppe fonti per dire queste sciocchezze, che la Bibbia è stata manomessa. Io vi voglio chiamare per nome, non ve la prendiate, ma è la verità, lo faceva anche Gesù. Siete degli ipocriti e dei bugiardi, lo dicono i fatti. Lo ripeto, siete degli ipocriti. Abbiate pazienza, voglio un po', come dire, vedi, io purtroppo ho un nome che può essere anche molto brutto,
Io mi chiamo Alessio e sai che in greco Alessio significa colui che difende e protegge. Guarda un po', io amo difendere e proteggere la verità della Bibbia. Sarà un caso? Non lo so, de facto è così. Nel mio piccolo, ovviamente. Bene. Passiamo agli ebrei. Passiamo agli ebrei. I nostri cari amici ebrei, noi tutti quelli che ci seguono sanno che noi siamo pro Israele, che amiamo molto gli ebrei, che li benediciamo, che insegniamo alle persone a benedire Israele. C'è il comandamento di amare Israele, di pregare per gli ebrei. Insomma, questo è scritto in Genesi 12, ma non solo, insomma, sono il popolo di Dio e tutto quanto. Però poi dopo c'è, come dire, c'è la dottrina, no, biblica neotestamentaria, che è in contrasto, no, con il pensiero giudaico. E quindi in questo senso qua noi iniziamo una, come dire, una confrontazione su un piano dottrinale, ecco. È solo questo, quindi non c'è assolutamente cattiveria, malizia, odio, no, però siamo franchi nel rimanere nella nostra posizione dottrinale cristiana. Benissimo. E gli ebrei in questa, e non solo, in questa, diciamo, no, conferenza, in questo dibattito, se ne sono usciti fuori con la infelice frase che la Settuaginta non è affidabile, non è affidabile, che è stata scritta perché doveva essere usato un linguaggio che andava bene per i filosofi di allora, per quelli che insomma non erano di religione giudaica, eccetera eccetera eccetera, tutte sciocchezze, perché la Settuaginta è vero che è stata scritta su ordine di Tolomeo II, però è stata scritta soprattutto per gli ebrei della diaspora, che erano diverse milionate. Non dimentichiamo che all'epoca c'erano non so quanti ebrei in diaspora, comunque erano diverse milionate, forse 5 milioni dicono alcune fonti, quindi erano molti. La parte più importante era, una delle parti più importanti era la comunità rabbinica ed ebraica che risiedeva ad Alessandria. Un personaggio molto famoso dell'epoca era, come si chiama? Filone di Alessandria. Molto bene. Quindi non è vero che è stata scritta con questo scopo di usare un linguaggio strano. Se tu leggi la Settuaginta e leggi i testi, diciamo, che attualmente usano gli ebrei, che sono molto più tardivi, sono circa del 1000 d.C., quindi vanno dal 700 al 1000 d.C., il testo masoretico è un testo tardivo. Bene, la Settuaginta a 1000 anni prima è stata scritta, e anche non essendo un linguaggio originale è molto più attendibile per una infinità di situazioni. Scusate, mi sono raffreddato, abbiate pazienza. Bene, e attraverso i manoscritti del Mar Morto e i manoscritti della 70 ritrovati nel Qumran, abbiamo scoperto che ai testi del Messia, Cristo, Gesù, circolavano più testi, ma è normale. Ecco. La cosiddetta famiglia proto-70, o il testo premasoretico. C'era il testo samaritano, poi c'erano i testi che facevano al Qumran, che gli altri non lo sapevano però. E insomma, venivano fatte, no, più traduzioni con i manoscritti, appunto scritti a mano, manoscritti, perché non c'erano le fotocopiatrici. Tra l'altro vogliamo dire che poi con la scoperta della stampa nel 1400, l'anno esatto non me lo ricordo, no, intorno al 1400, ok, da lì noi abbiamo la piena certezza, ok, che da lì poi il testo è rimasto sempre uguale, perché si facevano appunto le stampe, quindi le così chiamiamo le fotocopie.
Però a sua volta, dall'anno 0 fino al 1400, abbiamo visto che i testi sono rimasti invariati. Come? Attraverso i Targumim, attraverso il Qumran, attraverso la stessa Septuaginta, che tutte queste, ok, ci dicono che il testo è rimasto sempre uguale. Benedetto il santo nome del Signore. Bene, ora. La versione dei 70 o la Settuaginta, appunto, fu scritta, no? Da sti 72 rabbini o 70 rabbini, come voi vogliate. Benissimo. Ora, ci sono dei rabbini. Quindi molti rabbini, praticamente, come già detto, lo vogliamo ripetere, non, come dire, non convalidano la 70. Ma come già detto, sono i rabbini moderni che non convalidano la 70. Vogliamo ricordare che il giudaismo moderno nasce su per giù dal 200 dopo Cristo, no? Con, diciamo, la costruzione del Talmud. E quindi da quel momento nasce tutto questo che conosciamo oggi nell'arco dei secoli, poi si è sviluppato, no? E ha sviluppato un suo pensiero. Ma anticamente la versione 70 era, come dire, molto ben quotata. Ora loro magari ti diranno che no, ma è stata cambiata la versione. Guardate, nei manoscritti del Qumran sono state trovate diversi frammenti della 70 che combaciano perfettamente con tutto ciò che abbiamo oggi. In più noi sappiamo che di questo poi ne parleremo un pochino più avanti, ci sono stati dei dotti ebrei che, come dire, hanno cambiato, sì, hanno fatto non una 70, ma una versione in greco e hanno cambiato alcune cose. Questo sì, è vero. Ma non era la 70. Ecco. Ora però, benedetto è il nome del Signore, vogliamo un attimino adesso però entrare nella parte tecnica di quello che stiamo dicendo. Vi sono alcune divergenze, no? Tra la 70, okay, e il testo masoretico. E queste alcune rare volte che questo accade, si rivela importante. È raro che sia, come dire, un intervento, come dire, che contrasta in modo abbastanza forte e radicale. È molto raro, ma che comunque, come già detto, poi viene il tutto ripristinato dal fenomeno ridondanza. Di questo ne abbiamo già parlato abbondantemente in altri casi, in altri video, scusate. E comunque, come già detto, la percentuale di cambio, di alterazione del discorso poi biblico è dello 0, qualcosa, insomma, 2, 3, adesso non me lo ricordo a memoria. Benissimo. Nello specifico, in questo momento, vogliamo trattare l'interazione che vi è tra il Nuovo Testamento e il richiamo che delle volte fa all'Antico Testamento. Per esempio, noi magari leggiamo un testo neotestamentario e si legge come è stato detto dal profeta. Per esempio, un caso su tutti, Matteo. Matteo richiama molto questo, diciamo, queste profezie veterotestamentarie, perché appunto Matteo è un libro che è stato scritto e pensato per gli ebrei, e quindi lui doveva dimostrare, appunto, Matteo, che Gesù è il Messia che il popolo ebraico stava aspettando. Benissimo. C'è per esempio un passo in Ebrei 10 verso 5 e 6 che dice che tu mi hai preparato un corpo. Oh, bene. Ora nel testo masoretico, ok, non c'è scritto tu mi hai preparato un corpo. Benissimo. Però c'è scritto nella 70. Nella 70 c'è scritto tu mi hai preparato un corpo. Quindi noi vediamo che in linea di massima, ok, tutti i richiami che vengono fatti nel Nuovo Testamento da ebrei, ok, viene utilizzata la versione dei 70, tra cui anche lo stesso Paolo. E ricordiamo che Paolo era un rabbino, cioè non era,
Come dire, qualcuno potrebbe pensare un semplice pescatore che non era colto e quindi non era in grado di maneggiare la parola di Dio. Questo ecco perché, uno dei perché, il Signore ha fatto scrivere il Nuovo Testamento per la maggior parte delle volte da un rabbino, e il miglior rabbino che c'era all'epoca. Ok? In quell'epoca lì, appunto l'anno, i primi anni, diciamo, del cristianesimo, era il numero uno, era il più grande rabbino che c'era, perché era appunto il non plus ultras degli allievi di Gamaliele, quindi più di lui c'era o lo stesso Gamaliele o insomma, voglio dire, era veramente uno dei più grandi rabbini in assoluto, il rabbino Paolo o Shaul. E infatti poi lui diventerà anche un chachamin nel cristianesimo, cioè un sapiente, tant'è che la stessa scrittura dice che la sapienza di Paolo, questo in linguaggio biblico noi magari non lo comprendiamo, però in linguaggio biblico è molto significativo, è un attributo importante che viene concesso a Paolo, quello di diventare un chachamin. Lui stesso dirà: l'eccellente sapienza che Dio ha voluto rivelare e riversare in me. Bene, quindi noi vediamo che questo grande Chachamin, questo grande sapiente, utilizzava, citava tranquillamente la 70. Un'altra notizia importante che vi possiamo offrire a conferma della validità della 70 è che lo stesso Gesù ha citato la 70, e se voi ci fate caso, mai i farisei che conoscevano tutte le scritture, mai gli scribi che conoscevano tutte le scritture, compresi gli stessi sadducei, mai notiamo che hanno, come dire, hanno forse anche pensato che un passo citato dal Cristo non fosse attendibile. Voi vedete che loro l'attaccavano sempre e cercavano ogni pretesto per poterlo attaccare, eppure almeno in due punti non hanno potuto mai attaccarlo: uno sulla veridicità, no, delle scritture da lui predicate, annunciate, eccetera, eccetera, e due sulla genealogia. Se Gesù fosse stato un impostore, quindi se non fosse stato della linea di reale, ok, che veniva dal figlio di Davide, l'avrebbero subito denunciato. Ecco perché tutti quanti lo chiamavano, no, figlio di Davide, oltre che figliuolo dell'uomo, anche figlio di Davide. E questo è molto importante. Quindi tutti quanti sapevano che Gesù era di discendenza regale. Quindi su questi due punti Gesù non è mai stato, come dire, neanche attaccato, anche perché una delle prime cose che fecero i rabbini, è chiaro, è da immaginare, perché funziona così, funzionava così ieri, funziona così oggi, e funzionerà così anche domani. Cioè, se tu conoscessi un pochino il mondo ebraico, sapresti che la prima cosa, oggi, questo è i nostri giorni, pensa prima, la prima cosa quando tu ti avvicini al popolo ebreo e dici di essere ebreo, la prima cosa che ti chiedono è la genealogia, cioè chi sei. Poi ti fanno il terzo grado, ti fanno mille domande sulla legge, sulle abitudini, sui costumi, e che ti pare, il cognome che c'hai. Il cognome è molto importante: se non hai un cognome ebreo, lascia stare, se sei circonciso, insomma ci sono un'infinità di cose. Eppure Gesù citò sempre la versione dei 70 e i rabbini mai obiettarono, i sadducei mai obiettarono, gli scribi mai obiettarono. Lo vediamo nuovamente nei Fatti degli Apostoli, lo vediamo nuovamente nelle Epistole Paoline, lo vediamo nuovamente in tutte quante le altre epistole. Ci sono una infinità di richiami dei passi veterotestamentari, soprattutto delle profezie, e tutte vengono dalla 70, mai nessuno dell'epoca ebbe a fiatare, a dire nulla in contrario. Quindi facciamola finita di dire, scusate, sciocchezze. Benissimo. Il Salmo 8 verso 5, no? La 70 dice: lo hai fatto un poco inferiore agli angeli. Il masoretico dice: lo hai fatto poco inferiore agli Elohim. Allora qui ci giobbano anche un pochino questi massoni ufologi.
Guardate, noi lo spiegheremo, ma Elohim, che è anche un nome di Dio, ma non vuol dire solo, non è utilizzato solo per riferirsi a Dio, viene utilizzato anche per riferirsi agli uomini, di questo parleremo tra un pochino, viene utilizzato anche per riferirsi agli angeli, viene utilizzato anche per riferirsi ai giudici, insomma indica esseri potenti, ok, che vengono, ok, da quel mondo spirituale dove c'è Dio, che può essere riferito sia a Dio sia non a Dio, ok. Quindi non c'è niente di strano dire angeli o dire Elohim, assolutamente. E poi tutto questo che cambia nel contesto generale del messaggio biblico, che ricordiamo non è da prendere in base a quello che è scritto in un solo verso, ma è un discorso che ha un principio e una fine. Il suo principio è la Genesi, la sua fine è l'Apocalisse. Bene. Gli ebrei contestano Fatti degli Apostoli 7:14, potete, io qui ho la Bibbia, ma ve lo cito diciamo a memoria, potete prendere la vostra Bibbia, gloria a Dio, e potete. Fatti 7:14 parla di 75 persone, ok. Ora però, se tu vai a vedere l'Antico Testamento, ok, che soprattutto si rifà, diciamo, bisogna anche vedere che versione è qui, comunque diciamo che il testo masoretico, no? Che sarebbe questo, ok, questo è il testo masoretico. Se tu vai a vedere il testo masoretico, che è questo, eccolo qua, non dice 75, dice 70 persone. Allora, se dice 70 persone, praticamente l'ebreo dice, giustamente, perché, per carità, perché dargli addosso, giustamente, ma anche relativamente, comunque, dice, ma se fosse ispirato non ci dovrebbe essere questo errore. Poi figuriamoci gli ufologi, no? Che non fanno altro che guardare i piccoli errori, che a parte qui non c'è nessun errore, adesso lo dimostriamo. Ma comunque, cosa fa, diciamo, l'ateo, no? L'ateo va a cercare il versetto sbagliato per radicare tutta la sua fede, per poi smontare, ok, decine di migliaia di versetti giusti che raccontano profezie, storie, dimostrazioni, eventi che appunto come dire, ci mostrano una dopo l'altra, una volta dopo l'altra, che questo è un libro divino, no? E quindi noi vediamo che tutte queste profezie che come dire, sarebbe impossibile che si concretizzassero se dietro non c'è una mente come quella di Dio, che è un essere supremo e infinito. Tutto quello non viene preso in considerazione e riversano, negano tutto per riversare tutta la propria fede in un solo punto. Ecco, ci vuole molta più fede in fare una cosa del genere che non viceversa. Benissimo. Quindi loro dicono, no, c'è scritto 70 nel, diciamo, nel testo masoretico, e invece nel Nuovo Testamento c'è scritto 75, come mai? E quindi il libro non è attendibile, ok. E io rispondo, e noi rispondiamo, e diciamo, beh, ma noi ci meravigliamo che dei rabbini possano dire una cosa del genere, noi abbiamo sempre avuto molta stima per quanto riguarda gli studi fatti dai rabbini, e continuiamo sempre ad averla, ma delle volte veramente riuscite a sorprenderci. Perché voi che avete studiato dovreste conoscere le cose. E allora so due le cose: o voi non avete studiato e quindi siete un po' somari, oppure state in malafede, non lo so. Vabbè, ok. Se voi aveste studiato, sapreste che la scoperta, e qui torniamo al Qumran, la scoperta del secolo,
riferendomi al secolo scorso, è stata una sola, quella del Qumran. Qualcuno addirittura ha detto la più grande scoperta, vabbè, mo adesso non voglio esagerare, comunque sicuramente è la scoperta più grande del secolo scorso, è una delle più grandi mai fatte al mondo. Non voglio dire che sia la numero uno, ma sì una delle più grandi. Adesso lo dimostro, perché nell'antichità vi sono state tre grandi biblioteche, tra cui la prima è stata la famosa biblioteca di Alessandria, la seconda è quella di Assurbanipal lì in che era in Ninive, mi pare di sì, la seconda, e la terza era proprio Qumran. E sì, cari amici, perché oggi abbiamo 930 manoscritti, ma anticamente, ma ce ne sono in frammenti, di frammenti ce ne abbiamo 16.000, quindi noi sappiamo che nell'antichità c'erano diverse decine di migliaia di manoscritti, quindi questo conferma che è stata una delle biblioteche più grandi che siano mai esistite, ma che era una biblioteca clandestina. Quindi possiamo dire che è stato una grande scoperta, una delle più grandi che sia mai stata fatta al mondo. Ecco, benissimo. Se tu avessi indagato, tu che sei ebreo, anche perché queste cose poi si trovano, i manoscritti del Qumran si trovano in Israele, e voglio ricordare che i manoscritti del Qumran che si trovano a Gerusalemme, Dio benedica Gerusalemme, Dio benedica tutti quanti gli ebrei, gloria a Dio. Adesso qui siamo un campo dottrinale e stiamo, diciamo, combattendo una santamente, ma quello che è il discorso dottrinale ci sta, dobbiamo farlo, non c'è rabbia in questo, è normale, lo facciamo con molta franchezza, però come dire siamo anche un po' pungenti, ma sempre con rispetto e con amore, mi raccomando, ecco, noi ci teniamo molto a questo. E quindi nella meravigliosa città del nostro Signore, perché Gerusalemme è la città del nostro Signore, non lo dimentichiamo, ecco, e questo è importante. E Gesù tornerà a Gerusalemme, sai, non tu, quando Gesù tornerà per la seconda volta, che non è il rapimento della Chiesa. Una cosa è il rapimento e una cosa è il ritorno di Cristo, sono due cose diverse, a distanza di 7 anni l'uno dall'altro. Quando Gesù tornerà per la seconda volta, mica tornerà a Roma, dove c'è l'officina del diavolo, o tornerà, che ne so, in Francia, in Colombia, in Africa, in Russia, no, tornerà a Gerusalemme e regnerà da Gerusalemme, e la Chiesa tornerà con Gesù a Gerusalemme. Quindi Gerusalemme è la città di Dio qui sulla terra, ovviamente. Poi c'è un'altra che si trova su nel cielo, ma lì non sappiamo molto, alleluia, anche se il Signore ce ne parla abbastanza. A Gerusalemme c'è un posto che è considerato uno il posto più sicuro di tutta Gerusalemme, che è proprio dove hanno inserito e stanno custodendo tutti gli scritti del Mar Morto, appunto il Qumran. Tra l'altro, tra virgolette, è abbastanza ironico, è paradossale, scusate, no, anche un po' ironico, sì, perché no, è sia ironico che ironico, è abbastanza ironico, è quanto sto per dirvi. Quando hanno trovato gli scritti del Qumran, questo è avvenuto nel 1947, qui intorno a questa data ci sono parecchie profezie, quando hanno trovato questi scritti, in uno di questi scritti c'era scritto: nessuna arma fabbricata su di te prevarrà. Oggi questi scritti si trovano a Gerusalemme, in quello che viene considerato il posto più sicuro di tutta Gerusalemme, ed è un rifugio antiatomico. Cioè che se paradossalmente Gerusalemme riceve non so quante bombe atomiche, praticamente va a fuoco tutto meno che quel posto, perché è un rifugio antiatomico, che a sua volta questi manoscritti scendono sottoterra, vengono completamente coperti da non vi dico quanto acciaio, cemento, insomma è una cosa, c'è una sicurezza incredibile su questi scritti. E infatti, gloria a Dio, la parola di Dio, la Bibbia, come noi diciamo sempre, è l'unico vero patrimonio dell'umanità. Benedetto sia il nome di Dio. Ora,
torniamo al discorso, che è tutto uno, e quando hanno ritrovato, ok, questi scritti del Qumran, c'è appunto il passo che è Esodo capitolo 1, verso 5, ok, che il testo masoretico dice che erano 70, ma nella versione che fu trovata nel Qumran, che ha minimo 2000 anni, quindi non è mai stata toccata in questi 2000 anni, e che di questi scritti qua molti sono datati addirittura 100 o 200 avanti Cristo, ok? Nel rotolo 4Q1 non dice 70 come il testo masoretico, dice 75, esattamente come dice la 70 o la Septuaginta e come dice il Nuovo Testamento. Quindi chi sta in errore non è il Nuovo Testamento, ma è il testo masoretico. Caro signore ebreo, che ripeto, non c'è rabbia, qui siamo un campo dottrinale e stiamo combattendo, diciamo, questa elegante ma franca diatriba, ok, e dottrinale. Quindi mi raccomando, io ogni tanto lo ripeto perché poi non voglio che magari si pensi a male. No, qui in campo dottrinale non si risparmiano colpi, come si dice. Ecco, poi quando abbiamo finito di discutere ci andiamo a prendere un bel caffè. Gloria a Dio. Ma adesso, ecco, dobbiamo, fare questa opera di denuncia. Quindi, cari amici rabbini, cari amici ebrei e cari voi, vabbè, cari ufologi, per me non siete molto amici perché giocate male, non giocate bene. Ecco, perché dite proprio una marea di menzogne. E così anche se gli ebrei lo fanno cattiva fede e stanno mentendo, pure loro vale la stessa cosa. Allora non siete troppo amici, perché giocate sporco. Allora se siete ignoranti va bene, però se mentite, se chi lo sa mente, non va bene. Quindi il rotolo 4Q1 del Qumran, riferendosi a Esodo 1.5, parla di 75 persone. Si è sbagliato il testo masoretico, che, come già detto, è un testo tardo, è del 700, fu iniziato nel 700, fu terminato nel 1000, quindi è tardo e quindi ci può essere qualche errore. Voglio aprire un'altra parentesi, voglio dire che il testo biblico che ci ha consegnato il Dio è perfetto. Lui ce lo ha consegnato perfetto, ma poi noi lo abbiamo ricevuto e lo abbiamo lavorato, e lì ci hanno pensato gli uomini. È chiaro che poi gli uomini, magari qualche piccolo errore può essere uscito fuori, ma questo non annulla il fatto che nel principio non c'era nessun errore. E poi, come già detto, tutte queste cose influiscono lo 0,23% in quello che è il messaggio biblico. Ecco, anche perché dottrinalmente parlando, come messaggio, che te cambia tra 70 e 75 dottrinalmente? Non te cambia niente, come vedi. Questi 600 differenze che ci sono niente, tranne qualcuna che però, appunto. Bene, per esempio Ebrei 1.6, no, dice: quando introduce il primogenito nel mondo, lui dice: lo adorino tutti gli angeli di Dio. Ecco, questo è il Salmo 97,7. Ora però questo manca nel testo masoretico, manca, non c'è. In compenso, nella 70 vi è presente, e la conferma delle conferme è il Qumran, che, ripeto, in 2200 anni non è mai stato toccato, mai, perché nel 70, beh, la sapete la storia, ma io non ve la sto dicendo perché do per scontato che le sapete le cose, no?
Sapete qual è la storia del Qumran? Oddio, forse io spesso faccio i video, non spiego niente perché neanche ci penso. Aspetta. Nel Qumran, il Qumran era una comunità di non sto qui a dilungarmi troppo. Erano degli esseni, erano eruditi. Ok, non stiamo parlando di gente improvvisata, erano eruditi, ma di alto livello, erano anche degli scribi professionisti, ok? Non era gente improvvisata, che a un certo punto questi qua copiavano testi antichi, ok? E li ricopiavano perché anticamente non c'erano le fotocopie. Vabbè, questa comunità nasce intorno, non so, al 250, al 300 avanti Cristo, poi sapete tutti la storia, insomma, nel 60 avanti Cristo cominciano le prime rivoluzioni. Quindi i romani vengono, prendono possesso forte, poi insomma viene il Cristo, una cosa e un'altra, scoppiano altre rivoluzioni finché non si arriva al circa il 68 avanti Cristo, quando i romani arrivano e si avvicinano a Gerusalemme, la assediano, e nel 70 dopo Cristo si avvera la profezia detta dal Signore, il nostro Salvatore Gesù il Cristo. Che succede? Che quando loro vengono ad assediare Gerusalemme qualche anno prima, sono ovviamente il Qumran si trova a 30 km circa da Gerusalemme, e praticamente hanno distrutto tutta la comunità di questi esseni, che era qualche migliaio, e questi hanno preso sti manoscritti e li hanno nascosti in delle grotte. Ok. C'erano centinaia di grotte lì intorno, e di queste centinaia di grotte furono utilizzate 11 grotte, delle quali la 1, la 4 e la 11 sono quelle più importanti, perché hanno nascosto per ben 2000 anni dei manoscritti quali non sono mai stati toccati né manomessi, tant'è che quando il beduino nel 1947 trovò questi manoscritti, qualcuno addirittura lo bruciò perché diceva che profumava, e qualcun altro lo diede ai ragazzini per giocarci col vento, per dire, no? Quindi figurati. E all'inizio, quando questi manoscritti furono portati poi a Gerusalemme per essere venduti nel mercato nero, qualcuno li comprò a 4 soldi. Quando si accorsero di quello che avevano trovato, gli si addrizzarono i capelli a tutti, partirono tutti quanti a cercare questi manoscritti, il che è stata un'impresa eccezionale, perché nel 47 e nel 48 c'è il rimpatrio degli ebrei, e lì in quel tempo si è scatenata una guerra con tutto il mondo arabo che non finiva più, e quindi questi qua si trovavano a lavorare in un conflitto armato, come diciamo a Roma, da paura. Quindi c'è tutta una storia incredibile. In tutto questo tempo questi manoscritti sono stati depositati in modo sicurissimo e non sono mai stati manomessi, quindi questi manoscritti sono la conferma che i testi che abbiamo oggi sono praticamente perfetti. You understand? Tornando a Ebrei 1:7, che dice: lo adorino tutti gli angeli di Dio, il testo masoretico non lo riporta, però la versione dei 70, che viene screditata, non dico da tutti, però dalla gran parte, dalla grande maggioranza dei rabbini, la versione dei 70 lo riporta, però i rabbini dicono no, quella non vale niente. Ah, non vale niente? 1947 viene ritrovato, vengono ritrovati i manoscritti del Qumran nel rotolo 4Q di Deuteronomio. Praticamente lì si trova presente questa frase che cita Ebrei 1:6, che cita la Settuaginta, ma non cita la versione masoretica, ma che cita i testi del Qumran, tra l'altro scritti in ebreo. Qui non stiamo parlando della versione dei 70, perché nel Qumran fu trovata anche
la versione dei 70, parecchie parti della versione dei 70 furono trovate, ma qui non stiamo parlando della versione dei 70, stiamo parlando dei testi che gli ebrei utilizzavano, scritti in ebraico, anche per quelle già citate. Per esempio, quando abbiamo parlato del Salmo 8:5 o come dei Fatti degli Apostoli 7:14, riferendosi a Esodo 1:5, li parla della versione utilizzata dagli ebrei, scritta nel Qumran in ebraico. Questo è molto importante. Ecco. Quindi noi vediamo che la versione dei 70 è una versione affidabilissima. Il fatto è che agli ebrei non gli va giù, per molti motivi. Ecco, questo è un altro discorso. Ecco. Benissimo. Poi, per esempio, Geremia, okay, nella 70 è più corto del 15%. Nel Masoretico, scusate il gioco di parole, è più lungo del 15%. Quindi, a quanto pare, ci sarebbe un qualcuno che ha scritto di più. Ma chi è stato? Ecco. Stando alla logica, dovremmo dare più credibilità alla 70, perché anche se non è il linguaggio originale, comunque è 1000 anni più antica la 70, eh? Vabbè, comunque. Che succede? Vengono ritrovati i manoscritti del Qumran in ebraico, e nei manoscritti del Qumran Geremia è esattamente come la 70. Cari amici ebrei, ora, per quanto riguarda invece il rispondere agli ufologi, a sta gente qua, che dicono, ah vedi, allora la Bibbia non è attendibile, questo 15% in più che c'è non cambia niente del messaggio, il messaggio rimane lo stesso, non cambia niente. Quindi invece di dire sciocchezze, studiate. Poi, la stessa cosa accade nel libro, con un frammento del libro di Samuele, rivenuto nella grotta 4Q, scritto in ebraico, coincide con la 70, ma non coincide con il masoretico. E il Qumran è molto più antico del masoretico, di 1000 anni, anche di più di 1000 anni, anche 1200, 1300, 1400 anni, perché il Qumran nasce intorno al 300 avanti Cristo, al 250 avanti Cristo, mi ricordo, credo il 300 avanti Cristo, sai, credo, e il masoretico viene finito nel 1000, quindi secondo quale frammento prendi può essere antico anche di 1000, più antico di 1300 anni, dipende. Comunque non è quello, non so adesso i 100 anni in più, so manoscritti antichissimi. Vogliamo passare adesso a quello che è il cavillo, scusate ma io sono raffreddatissimo, ci dispiace, siamo, mamma mia, c'ho un po' di influenza, un po' tanta, ma comunque, gloria a Dio, il cavillo degli ebrei è Isaia 7:14. Che succede? Che gli ebrei, che erano tutti rabbini, erano 72 rabbini, cioè non è che stiamo parlando di 72 che ne so, facevano, tagliavano gli alberi come mestiere, con tutto il rispetto per chi taglia gli alberi, erano eruditi, erano ebrei, erano rabbini. Sicuramente erano di discendenza rabbinica, erano esperti non solo nella legge ma anche in giudaismo, eccetera eccetera, erano esperti in lingua ebraica, erano esperti in greco antico, alla fine fecero convalidare il tutto dal sommo sacerdote. Insomma, quando hanno fatto questa traduzione non è che l'ha fatta ma per cortesia. Ecco, no, non va bene, non va bene, non va bene, se non va bene, va bene, che vi devo dire io? Loro si arrabbiano perché in Isaia 7:14, ok, nella Septuaginta, praticamente, andiamo a prendere, eccola qua, nella Septuaginta, se tu vai a aprire 7:14, Isaia, Isaia, eccolo qua, Isaia 7, eccolo qua, 7:14, a un certo punto quando dice
partorirà, dice Parthenos. Ce l'ho in giallo, eccolo qua, non so se si vede. Vabbè, ma qui non si vede niente. Comunque, no, la trovate pure su, come si chiama, su internet. E trovate, credo che la trovate, no, aspetta, il Nestle Alan che trovate su internet, la Settuaginta, no, io l'ho trovata, l'ho trovata e me la so pure scaricata, pensa, no, la Settuaginta c'è in internet, se volete, la trovate, Isaia 7,14, parla di Parthenos, che in greco Parthenos significa vergine. Quindi, quando il testo masoretico dice la giovane donna, poi di questo parleremo, dice Alma, loro traducono con vergine, non dice giovane donna, dice Alma, ecco. Adesso l'ebreo dirà, ah, tu sei un ignorante e sei anche un bugiardo, perché Alma significa giovane donna e Betulà significa vergine. Beh, ma noi siamo qui per questo, per parlare di questo, vediamo. Vediamo. Domanda: quante volte appare Alma nel Tanakh? Domanda. Adesso ce l'ho un attimino col mondo farisaico, col mondo giudeo. Domanda: quante volte appare Alma nel Tanakh? 7. E Betulà? Più di 50. Benissimo. Quindi ci rendiamo conto intanto che 7 è un numero speciale. Lo sai, no? Non è che ti devo insegnare niente. 7 è un numero speciale, non è un numero così. I numeri più importanti nella Bibbia sono 2, il 3 e il 7. E tutte e due sono divini, guarda caso. Appare 7 volte. Benissimo. Bene, e andiamo un attimino a vedere queste 7 volte nel testo ebreo, nel testo, diciamo, nel Tanakh, quando lo troviamo, vediamo che cosa dice. Per esempio, il Salmo 68, verso 26, per esempio, troviamo il termine Alma, che lo troviamo però, se non vado errato, al plurale, quindi Alma è femminile, come si forma il plurale del femminile, il maschile si forma in im, il plurale si forma in ot, salvo rarissimi casi dove l'im può essere anche femminile, ma se contano con le due mani, insomma, sono rari. Allora, abbiamo detto Salmo 68, fammi vedere se è veramente al plurale, Salmo 68, verso 26, 68, eccolo qua, sì, al mot, fanciulle, al mot, troviamo, no, il, come dire, il termine Alma lo troviamo al plurale. Ora però in questo passo non ci dice niente, per quello che ci interessa, non parla se sono vergini, se non sono vergini, quindi ne prendiamo atto che è presente, ma il passo non allude a questo, non ha questo compito. Bene, in Esodo 2,8 troviamo la stessa situazione, ricordate Miriam, la sorella di Mosè? Ecco, si parla anche lì di Alma, ecco. Però anche qui, come in precedenza, non si viene a dimostrare nulla, il testo non si occupa di questo, quindi no, il testo non gli interessa dirci se Miriam era vergine oppure magari non era vergine ed era una prostituta, eh? Che dici? Domanda. Miriam, ti voglio far riflettere, la sorella di Mosè era, che si doveva sposare tutto quanto, era vergine o era una prostituta? Domanda. Mi pare che in teoria, per come conosciamo il giudaismo, doveva per forza di cose essere vergine, eppure viene chiamata al mare. Però vabbè, dai, non vogliamo, come qualcuno potrebbe dire, stai forzando la scrittura, mi vuoi far dire quello che a te piace, va bene, ok, benissimo,
Time out. Allora, Esodo 2,8, Miriam dice: Alma, giovane donna, non si sa se era vergine o magari no. Vabbè, andiamo avanti. Genesi 24,16. Ah, eccolo qua. Genesi 24,16. Chi ci abbiamo in Genesi 24,16? Dove sta la Bibbia? Prendo direttamente il testo in ebraico antico. Allora, testo in ebraico, Bereshit 24, Bereshit 24, 16, ok? Eccolo qua, Bereshit 24, 16 parla, e parla di Betulah, parla di Rebecca, e dice che Rebecca, prendo pure il testo in in italiano, quindi allora così li confronto. Allora, Genesi 24, allora abbiamo detto: la fanciulla era molto bella d'aspetto, vergine. Ah, poi questi ufologi, no? Dicono che quando i patriarchi, no? Tipo Giacobbe, vedevano una bella, no? Tipo Giacobbe che vide le due figlie di Labano e le piacque una, ah, perché questo andava dietro una perché era bella, e tutti che si scandalizzano, come se che cosa ci fosse qualcosa di strano, e quindi vanno a attaccare la parola di Dio, e quindi praticamente fanno leva su quello, come dire: vedete, la parola di Dio non è attendibile. Cioè, ma questa gente non ci sta con la testa. Vabbè, lasciamo stare. La fanciulla era di aspetto bello, era vergine, e uomo alcuno non l'aveva conosciuta. Quindi la fanciulla era vergine, il termine usato non è Alma, è Betulah, eccolo qua. Quindi ve Hanarah Tova, no Tov, Tova perché è femminile, Tova, Mare, Meod, Betulah, Ve Ish, Lo, e uomo non, Lo, non, Veda Ach, Vahired, non conobbe lei, e poi è scese, Vahirech, è scese, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, noi vediamo che Rebecca era vergine. Il termine che viene utilizzato, ok, come abbiamo visto nel verso 16, è Betulah, ok? Quindi Betulah viene usato, e qui abbiamo, qui dice proprio che ve ish lo yedaach, e uomo ve ish, congiunzione ve ish, uomo lo non ve da ah, non conobbe, ok? Quindi viene proprio detto che nessun uomo la conobbe. Conoscere nella scrittura implica un rapporto sessuale, secondo di quello che si sta parlando, ok? Questo è un classico, come è scritto: Adamo conobbe sua moglie e partorì, conobbe, conoscere, ecco. Quindi noi vediamo che Genesi 24,16, ok, usa la parola Betulah. La 70, ok, la 70 traduce con Partenos. Partenos. Quindi Partenos è in greco antico, intende proprio vergine, tranquillamente. Ora però c'è un problema, perché se noi andiamo a Genesi 24,43, lo vado a leggere prima in italiano, ho sbagliato, eccolo, Genesi 24, 43, Genesi 24, 43, ecco. Ecco qua, Genesi 24, 43 recita: ecco, io mi fermerò presso a questa fontana di acque, avvenga dunque che la vergine che uscirà per attingere, la quale dicendo, eccetera, 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 benissimo. Andiamo a vedere il testo masoretico, quello che dice nel 43, quindi voltiamo, eccola qua, e dice: Ine, ecco, Anochi, io,
Niav al Ein Hamaim, Hamaim, acque, Hamaim Vechaya e sarà Ha Almah, e sarà la fanciulla, la vergine, Halmah. Cioè qui praticamente dice che, vedete, il testo masoretico, parlando sempre di Rebecca, ok, nel verso numero 16, la Rebecca la chiama, ok, la chiama Betulah e dice che è vergine. Poi nel verso sempre dello stesso capitolo 43 la chiama Almah, ma stiamo parlando sempre della stessa persona che in precedenza ha specificato che era vergine, e che non solo specifica che è vergine, ma specifica pure, quindi c'è una ridondanza, specifica pure, guardate, che è vergine, che non ha conosciuto un uomo. Di questo poi parleremo un pochino più avanti. E quindi c'è, cioè, proprio lo specifica nel verso 43, dice Almah. Quindi Almah può tranquillamente voler essere utilizzato anche per indicare una vergine. Lo stiamo vedendo direttamente dal testo, perché se tu prendi il vocabolario di ebreo, ok, te lo mette nero su bianco che Betulah, eccolo qua, il vocabolario di ebraico, poi c'ho lo Strong, c'è una marea di vocabolari. Normalmente Betulah te lo classificano in modo tassativo come vergine, e Almah come giovane donna in età di matrimonio, ma che c'ha 12 anni e mezzo! Di questo ne parleremo tra un pochino. Quindi Almah, domanda, può essere utilizzato per indicare una vergine? In Genesi 24 lo dice di sì. Infatti la 70, sempre in Genesi 24:43, dice Partenos. Bene, da notare che Almah ha un maschile. Se voi andate e prendete il vocabolario, troverete che Almah ha un maschile. Qual è il maschile di Almah? Elem, ah no, scusate, Elem, perché è doppio segol, quindi accento sulla prima E. Come dire, no? Alcuni dicono Melech, no, è Melech, perché due doppio segol, accento primo segol. Quindi, Elem. Ora, se noi andiamo in Prima Samuele 17:56, David era un Elem, un giovane fanciullo. Possiamo pensare che David non era vergine e che era un donnaiolo, conoscendo il carattere di Davide, un uomo altamente gradito da Dio, scelto proprio per quel cuore che aveva, un fanciullino? Domanda. Possiamo pensare che non era vergine, che era un donnaiolo a quell'età, adolescente, 12-13 anni? Se lo vuoi pensare. Vedi anche Prima Samuele 20:22, Elem. Bene, domanda: Almah può essere utilizzato, oltre che per indicare una vergine, per indicare una che non è vergine, che è una poco di buona? Sì, può essere utilizzato. Infatti Proverbi capitolo 30 verso 18 presenta il termine Almah proprio per descrivere una meretrice, una poco di buono. Ah, adesso i rabbini stanno godendo, a parte che già le sanno queste cose i rabbini, non è che gli devo insegnare niente, ci mancherebbe, ne sanno molto più di me. Bene, ora però io però voglio un attimino rigirare la situazione e dire sì, è vero, Almah può essere utilizzato anche per quello, ma mi pare che pure Betulah, però non è detto che sia tassativo il fatto che venga utilizzato per indicare una vergine, o no? O ti sei scordato la scrittura? Ti ricordi mai? Ti sei scordato quello che dice Ester? Capitolo 2,
i versi 2, 3, 17 e 19? Che a un certo punto noi vediamo che queste ragazze erano vergini e viene utilizzato il termine Betulah. Poi vediamo che queste ragazze perdono la verginità e dopo aver perso la verginità, indovinate come vengono considerate? Betulah. Cari amici, cari amici, ecco perché, vedete, vedete, se fa presa di stare, se non vale niente, questo non vale niente, o gente che si mette a fare video e non capisce niente, c'è sta gente, Dio mio, che gente che gira, c'è sta uno che non sa neanche l'alfabeto italiano non lo conosce. Mette a fare nome e si mette a fare video e dire, dopo aver ascoltato sti ufologi, dovete andare e dovete imparare l'ebraico e quando l'avete imparato venite da me e parlate, veniamo da te che non sei capace neanche a dirmi l'alfabeto italiano, ma mi faccia il piacere, ma per cortesia, ma si vada a fare una passeggiata. Fomentate, adesso c'è questa moda, vabbè. Cioè, noi trattiamo le scritture da bambini, veramente da bambini. Io considerate che io a 15 anni stavo già in missione in Amazzonia, e quindi non è un giorno che noi stiamo lavorando, diciamo, con i testi e sacri, che Dio benedica la sua parola. Mo arriva uno con due video che si è visto e si mettono a dire sciocchezze. No, perché la Bibbia dice è stata cambiata, voi non conoscete i linguaggi, tutti che piangono, sì, nella Bibbia ci sono gli alieni, Dio è un alieno, sì, sì, guarda, un alieno probabilmente è tua suocera che ti picchia tutti i giorni e ti ha fatto perdere la testa, mi sa tanto, con tutto rispetto per le suocere, un saluto a tutte le suocere, Dio, sapete che Dio vuole bene anche alle suocere, ho fatto una battuta, abbiate pazienza. Benissimo. Gioele 1:8. Lamentati come una vergine, Betulah, cinta di sacco per lo sposo della sua giovinezza. Come? Lamentati come una vergine cinta di sacco per lo sposo della sua giovinezza. Lo sposo della sua giovinezza, cioè era sposata nella sua giovinezza, poi l'ha perso lo sposo, quindi è stata sposata. Mi pare che quando uno è sposato, no, perde la verginità. Come viene chiamata nel testo, diciamo, masoretico? Betulah, eppure non è vergine. Quindi cosa dicono i nostri cari amici rabbini? Che la 70 in Isaia 7,14 non è attendibile. Beh, noi abbiamo fatto un po' di esempi e mi pare invece che sia molto attendibile, perché Almah può tranquillamente voler dire vergine, e Betulah, che quasi sempre significa vergine, ma capita anche che può non voler dire vergine. O vi era sfuggito questo? Non vi era sfuggito, perché voi che siete rabbini siete molto più preparati di noi pastori nel vostro campo. Anzi, io non sono un professore di ebraico, il mio ebraico è un ebraico umile, conosco le regole e tutto quanto, però è un ebraico umile, leggo col ditino, insomma non sono un professore, però voglio dire, quel poco che so lo leggo tranquillamente e mi metto anche a fare le traduzioni eccetera eccetera, mi è più che sufficiente per leggere un testo e esporlo. Voi invece, voi siete professori, voi rabbini non siete come me, come noi, voi siete professori. Siete dottori in questa lingua, questo è molto bello. Comunque io vado sempre avanti con gli studi, perché mi piace molto studiare tutto ciò che è biblico e anche la cultura ebrea mi piace molto, insomma io voglio molto bene a Israele e agli ebrei ovviamente, però adesso ci stiamo un attimo confrontando, no? C'è questo confronto è sempre fatto con molto rispetto, e quindi voi che siete molto più bravi di noi, e lì sapete me, cioè se le so io che sono un pastorello, non le sei tu che sei un rabbino? Io mica mi paragono con te,
lo so che sei molto superiore a me, però, come si dice, carta canta, verbo volant. Qualcuno disse, no, scritta manent, ah giusto, scritta manent e verbo volant, benissimo. Quindi, Gioele 1.8, vediamo che così non è. Bene. Interessante notare come nella parola di Dio ci sono, è vero è che è tipico della parola di Dio, ma delle volte ci sono delle ridondanze particolari, come quella che abbiamo visto in Genesi 24.16, quando dice era Betulah, era vergine, e poi dice era vergine e non conobbe mai nessun uomo. Aspetta un po' un attimo, ma se è vergine, ma è normale che non ha conosciuto mai nessun uomo? Ma è chiaro, ma è normalissimo. Allora perché me lo dici? Perché me lo dici? Dice no, vabbè, ma questo, ma questo. Dice, ma è tipico anche del linguaggio biblico, no? Che ne so, metti anche Genesi 11:30 e altri passi. Giudici 21:12, no? Che ripetono molto. Sì, ho capito, però è altresì vero, gloria a Dio, che tutto sommato, se vuole enfatizzare, vuol dire che tutto sommato, mai visto mai qualcuno non avesse capito bene che era vergine, perché tutto sommato, come già visto, ci sono casi dove Betulah può essere utilizzato per indicare una non vergine, come abbiamo visto ci sono questi casi, e Almah viene utilizzato, anche se più raro, forse, non è detto, secondo me no, e non solo secondo me, adesso lo dimostreremo, viene utilizzato per usare in linea di massima, possiamo dire che Alma viene utilizzato invece anche per definire lo stato di una donna come vergine, e altre volte invece no, però viene più usato Betulah, però non è tassativo, quindi lo ripete Genesi 24:16, lo ripete, era Betulah, era Betulah, scusate, l'H finale muta, Betulah, l'H finale muta, quindi Betulah era vergine, però precisa, e non conobbe nessun uomo, quindi se non sei capito io te lo dico. Bene, a complicare le cose di questi termini abbiamo la 70, ebbene sì cari amici, pure la 70 ci si mette, perché per esempio ricordate la storia di Dina, che si trova in Genesi 34, a un certo punto Dina nella 70, no, troviamo la storia scritta in greco, quando viene violentata, ricordate, no, Dina che ficcò il naso dove non doveva e venne violentata. E che succede? Che dopo che viene violentata, dopo, nella 70 in greco antico, continua ad essere chiamata Parthenos. Parthenos, ma come? Ha perso la verginità? E continua a chiamarla Parthenos? Sì. E mica una volta, due volte. A proposito di versione dei 70, la versione dei 70 è una, poi furono fatte più copie eccetera eccetera, però oltre a questa versione gli ebrei nel secondo secolo dopo Cristo ci furono alcuni grossi eruditi di nome Aquila, Teodosione e Simmaco, che presentarono una versione in greco, appunto per far girare, e alcuni si sbagliano e pensano che questa sia la 70. Non è la 70, questi erano tre ebrei, ok, che ovviamente non volevano avere nulla a che fare col cristianesimo, ecco, e hanno fatto un po' quello che hanno fatto. Quindi nel fare un po' quello che hanno fatto, hanno tradotto Isaia 7:14 con Neanis. Beh, era da aspettarselo, ma quella non è la 70. Quindi quando qualcuno vi dice, no, perché c'era, vedi, c'erano più versioni qua e là, non ve fate bugerà, lasciate stare, perché la gente mente oppure è ignorante. Conclusione, vogliamo concludere.
nell'antichità noi abbiamo fatto anche un video come si faceva il matrimonio, molto bello. Nel matrimonio diciamo ebreo antico si vede chiaramente il rapimento della chiesa, ma questa adesso è un'altra storia. Nell'antichità il matrimonio si faceva come contratto. Quando la donna era in età di matrimonio, e questa età scattava ai 12 anni e mezzo, si faceva il contratto. Il padre firmava il contratto e la, diciamo, la persona che si doveva sposare, questa fanciulla, firmava il contratto. Nel contratto veniva dichiarata la verginità della donna, anche perché questa doveva essere garantita in virtù del fatto che vi era in essere prima, oggi e sempre nel giudaismo la legge che stabilisce che la donna, e anche l'uomo ovviamente, adesso stiamo a parlare della donna, deve essere vergine, non può essere non vergine. Se la veniva data una somma, ok, al padre della fanciulla, ok, in virtù appunto di questo matrimonio. Nel contratto veniva specificato che qualora la donna non fosse, la ragazza, la fanciulla non fosse stata trovata vergine, il padre della fanciulla doveva restituire al pretendente non solo la somma, ma il doppio. Quindi praticamente da quel momento il padre della fanciulla smetteva di dormire. 12 anni e mezzo, praticamente non c'erano i fucili all'epoca, ma la controllava col fucile, perché ahi se perdeva la verginità, prima doveva restituire il doppio della somma pervenuta, pervenuta insomma, che stabilita insomma, primo. Secondo, che era ancora più grave, perdeva anche la figlia perché veniva lapidata. E poi mi vengono a dire che Alma non è non vuol dire vergine, no, non vuol dire vergine, non vuol dire vergine, ok. Alma, quindi Isaia 7:14 non vuol dire vergine. Scommetti che invece ti dimostro che voi stessi dite che vuol dire vergine. Quanto ci scommetti? Te lo faccio vedere qua la telecamera. Guarda. Guarda che faccio. Eccolo qua. Ti metto il computer. Allora, vediamo. Adesso, internet, eccolo qua. Allora, come voi vedete, qui sto in Torah, vado in Torah.it. Eccolo qua. Torah.it, aspettate che se no non vedo niente. Ok, Torah.it. Se io vado praticamente in una traduzione che si trova qua, che io però non mi ricordo dove sta. Allora, vediamo se è questo. No. Allora. E mi ricordo più dove sta. Com'è che mi sono dimenticato? Ah, forse questa è biblioteca. Ah sì, eccolo qua, ok, biblioteca. Allora vado in Torah.it, poi vado in biblioteca e poi vado, faccio CTRL F e faccio prima, Isaia, eccolo qua, c'è il libro di Isaia, ci clicco dentro, eccolo qua, ci sono tutti i capitoli, dall'1 al 66, è il primo, è il libro scritto da Isaia, direttamente dalla comunità di Roma. Ok, il testo è stato tradotto dal rabbino Chair Halevi Letteris, ok? Quindi è stato un rabbino, ok? Ora clicco dentro, eccolo qua. E qui ci sono i primi 20 capitoli fatti appunto da questo rabbino. Fammi vedere se sto riprendendo. Sì.
Ok, quindi testo ebraico con traduzione a fronte del rabbino Meir Halevi Leteris, e mi vado a cercare il capitolo 7. Capitolo 7. Allora, capitolo 6. Eccolo qua. Capitolo 7, mi vado a cercare il verso numero 7. Anzi, il verso 14, che sto dicendo, sto dando i numeri. Eccolo qua. Questo è il capitolo numero 14. Eccolo qua. Vado un attimo a leggere qui. Eccolo qua. Qui c'è scritto, aspetta che non vedo qui, se vede proprio male. Dice: Anashim ki halu gam et Eloha lachen iten enai hu lachem ot chine. Ecco, chine orsu, ecco, chine è un'espressione di esultazione. Chine, ha articolo, ha alma. Ecco la giovane, alma. Come traduce? Perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco la vergine concepirà. Ecco a voi la dimostrazione di quello che io vi sto dicendo. Quindi, cari amici in ascolto, se noi entriamo nel sito italiano di www.torah.it, la traduzione fatta appunto da questo rabbino, gli ebrei italiani traducono tranquillamente il termine Alma come vergine. E qui non è solamente un rabbino, perché vogliamo ricordare che si trova nel sito ufficiale della Torah.it, quindi del rabbinato italiano, ed è curato niente meno che dal carissimo rabbino di Segni, che Dio lo benedica. Quindi vuol dire che lui avalla questo, e non solo, a sua volta tutto quanto il rabbinato italiano conosce questo sito, conosce questa traduzione, l'hanno pubblicata, vuol dire che l'avallano con tranquillità. Quindi Almah significa tranquillamente vergine. Quindi perché molti rabbini tirano sassi e pietre e sanpietrini alla 70 o alla Settuaginta, soprattutto additando il passo di Isaia 7,14 che viene tradotto dai stessi rabbini partenos, quindi vergine? Domanda. Non regge. Non regge. State sbagliando. Bene. Le tre biblioteche più famose del passato sono state appunto quella di Ninive, già detto, da Assurbanipal, anzi quella prima, quella di Alessandria, poi quella di Ninive, di Assurbanipal, e la terza, quella di Qumran, con questi 900 scritti, 930, più 16.000 frammenti, eccetera, eccetera, eccetera. In 11 grotte, e tutti questi scritti sono custoditi, no, in un rifugio atomico. Benissimo. Ci sono alcuni scritti rinvenuti in queste 11 grotte, in particolare parliamo della grotta numero 4, ma non solo, ma soprattutto sono stati rinvenuti nella grotta 4. Quelli della grotta 4 sono stati il Q112, 113, 114, 115 e 116. Ecco. Vado. E poi ce ne sono altri che si chiamano, mi pare, l'1Q72, 6Q7 e 1Q42 integrato alla 70. Vabbè, comunque. Bene, e tutti questi scritti, che vanno dal 112 al 113, 4Q, 4 sta per grotta 4, 4 Qumran,
che vanno dal 112 al 116 sono perfettamente uguali alla versione dei 70. E come già detto, sono stati custoditi per ben 2000 anni. Quindi, come vedete, abbiamo una infinità di prove sia nei confronti della 70 o della Septuaginta, che questa appunto è una versione fedele ai testi originali, e sia anche una prova nei confronti di tutte le versioni che oggi girano nel mondo e che a sua volta appunto vengono tradotte appunto da tutti questi testi. Quindi le scritture veramente sono molto fedeli. Oltre a questi scritti di Daniele, abbiamo diversi, diciamo, scritti per quanto attiene i ritrovamenti della 70, sempre appunto nelle grotte del Qumran. Bene, ora dobbiamo dire che oltre a tutto questo furono fatti molti altri ritrovamenti nella famosa isola cosiddetta Elefantina, che si trova in Egitto. Ecco, e furono trovati in questa isola Elefantina, che è molto famosa, molti papiri del libro di Daniele, i quali furono scritti in un aramaico antichissimo chiamato aramaico imperiale babilonese. Ecco, circa questo aramaico imperiale babilonese, no, appartiene, diciamo, al V secolo avanti Cristo. E questi scritti dell'isola di Elefantina sono perfettamente a sua volta uguali agli scritti rinvenuti nel Qumran. Quindi non capisco perché questo accanimento da parte, diciamo, di una buona parte del rabbinato nei confronti del libro di Daniele. Non vogliamo dimenticare che vi fu un periodo che praticamente veniva proibito da parte del rabbinato, ok, sia leggere il libro di Daniele che contare le 70 settimane di Daniele, tant'è che praticamente fu fatto, diciamo, una sorta di decreto dove il rabbinato diceva: maledetto chiunque conti le 70 settimane di Daniele. Questo è molto grave, benedetto il nome del Signore. Bene. Il libro di Daniele è un libro straordinario, è un libro che ha fatto delle profezie che sono uniche, che mai nessuna profezia è stata simile a queste, tant'è che ci portano fino ai nostri giorni. Il libro di Daniele parla di molte cose, per esempio parla che Babilonia, l'antica Babilonia, fu fatta, no, fu costruita da Nabucodonosor, ecco, per una infinità di tempo. Fu sempre derisa questa posizione da parte degli atei e fu detto che invece non era vero, finché poi non furono trovati una infinità di reperti archeologici dove appunto si dimostrò quanto la Bibbia diceva. Questo è scritto per esempio in Daniele 4:30. Se invece andiamo a leggere Daniele 5:30, troviamo che Baldassar fu l'ultimo re di Babilonia. Ecco, ora di questo non ne parlarono i romani, non ne parlarono i greci, non ne parlò nessuno, e quindi praticamente veniva derisa la parola di Dio. Finché appunto non furono trovate molte tavolette, credo di argilla, adesso non ricordo, dove veniva proprio detto questo, pensate, e tutti gli atei dovettero stare zitti. Però poi, quando gli atei vengono azzittiti, riscontriamo puntualmente che questi non chiedono mai scusa. Benissimo. Daniele 11:4 ci parla della nascita della Grecia, ci dice che sarebbe stato un impero conquistatore, che questa sua conquista sarebbe stata veloce, quindi rapida,
e che poi sarebbe cessata e che questo regno si sarebbe diviso in quattro. Chi conosce la storia sa perfettamente che tutto questo si è adempiuto. Tant'è vero che, specialmente nel capitolo 11 di Daniele, è sempre stato odiato dagli atei, perché praticamente il capitolo 11 ti rivela la storia, praticamente sembra che stai leggendo il giornale, e è talmente preciso che nessuno credeva, degli oppositori della parola di Dio, che era un libro antico e che pensavano che era stato scritto dopo degli eventi. Invece con il Qumran noi sappiamo perfettamente, e non solo con il Qumran ma con tantissimi altri, come dire, la stessa Settuaginta, sappiamo che Daniele esisteva già, è stato scritto molto tempo prima. Benedetto il nome del Signore. Insomma, cercano sempre di screditare la Bibbia e anche di screditare il libro di Daniele. E i rabbini cercano di screditarlo perché ivi viene datata viene datato la, diciamo, l'arrivo, la manifestazione del Messia, e altre diciamo altre realtà, forse quella cattolica, possiamo dire che non è che amano molto questi tipi di scritti del Qumran, perché comunque parlano dei 10 comandamenti. E noi sappiamo che nel catechismo i 10 comandamenti sono stati completamente ribaltati, cioè il testo biblico dice una cosa, nel catechismo praticamente...